a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi volevo parlarvi dei miei due nuovi acquisti di Kiko, ovviamente già tolti dalla carta perché non sono normale. E partiamo subito. Allora, per la prima cosa ho preso questo qui, ora, il peel off brow della collezione nuova di Kiko, la, come si dice, la Free Soul. Vedete? Allora, è un punto, un gel per le sopracciglia con il pennellino fatto in questo modo. E questa è la tonalità 02, la medio scura. E purtroppo, secondo me, io non continuo a capire come si applica. Nel senso, l'ho applicato sulle sopracciglia, lo lascio seccare. Tempo che secca lo strappo, mi strappa le sopracciglia. Questo non so se è una cosa positiva o meno, credo proprio di no, perché io pensavo avesse lo stesso effetto delle Maybelline, e cioè, non so se ce la fa questa luce oggi o no. E cioè, io lo metto, mi rimane, lo strappo, mi rimane il colore, invece no, viene via tutto, quindi credo sia una cosa temporanea e il peel off dovrebbe a questo punto esserlo per toglierlo, per rimuoverlo del tutto. E ha durato, dovrebbe essere intorno alle 8-9 ore. Il problema è che io pensavo fosse tutt'altro prodotto, lo devo studiare bene perché ho guardato sul pack, non c'è scritto niente della modalità d'uso e tantomeno sul sito, non lo so, non mi convince particolarmente. Pensavo avesse una tutt'altra funzionalità. Lo proverò a riapplicare quando ho un pochino più di tempo, se mi faccio il video vedere un po' perché l'ho fatto di fretta, magari non va fatto di fretta. E provo un po' a vedere nei punti vuoti, tipo qua. E qua sono due punti vuoti, voglio vedere un po' come si comporta con calma, lo testiamo insieme. Comunque l'ho pagato, mi sembra gli 8,90 euro più o meno. E poi ho preso questa qui, che è la matita nera eyeliner, volendo, sempre della Free Soul, questo punto si chiama eyeliner, è la 06 ed è la black, che si alta, beh, molto carino il pack, devo dire la verità, di questa collezione. Mi piace un sacco, appunto questo in oro, così. E ha la lamina retraibile. Mi piace, ha una buona scrivenza. Devo dire la verità che di solito le ultime matite Kiko non mi piacevano. Ha una buona scrivenza. Tiene anche nella rima inferiore, che è la cosa che a me più interessa. E anche come eyeliner non è male. Certo, io sono abituata agli eyeliner proprio veri e propri, quindi quelli liquidi in gel, non alle matite eyeliner. Però non è comunque male come prodotto. E questa veniva a 7 euro, c'era anche viola, verde, rosa, era molto bello anche il rosa, sono particolarmente burrose, ora ve la faccio vedere. Ciao. Questo è leggero, ed è anche, se vogliamo, un po' sfumabile. Mi piace abbastanza, la verità è che lo sto usando, non la ricomprerei, però mi piace per il momento. Poi in omaggio c'era questa qua, che alla fine ho preso questa roba, niente, solo per questa, che è la fascetta, che io penso che utilizzerò spesso per fare i video perché mi piace veramente un sacco. Pensate che allora ero andata da Bershka e me la volevo comprare. Adesso ci ho fatto con, cioè, guardate che carina, ero andata da Bershka e me la volevo comprare, poi ho detto no vabbè, ci vuole perdere. Poi allora Kiko, vedo la promozione, dico ah, vabbè, allora c'è la promozione, mi piace veramente un sacco, è troppo carina e secondo me questa d'estate è top, veramente molto 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 carina. Quindi, questo era un video molto molto breve in quanto appunto devo ancora testarli bene. Questo qui ho letto di tante in cui strappo le sopracciglia. Comunque, c'è un video in cui lo applico solamente senza toglierlo su Instagram perché purtroppo poi ho capito com'era l'andazzo, quindi ho detto preferite non farvi vedere mentre vi strappavo le sopracciglia. Quindi, vi aspetto su Instagram per una nuova prova di questo prodotto, magari facciamo una live, non lo so, vedremo un po' in questi giorni, se no oggi è lunedì, quindi primo lunedì di febbraio. Quindi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, un like e iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video, un bacio gigante.